tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Scusa del dietro, ma in questo è la faccia, ma in questo video non dovete vedere per niente me, quindi giriamo subito la telecamera. Vi devo far vedere il telefono e vi devo far vedere la mia makeup collection. Da qua ho questo mobiletto che devo levare un attimo, rovina da sopra. Aspettate, lo levo così vedete bene. Allora, nel primo cassettino, che però levo se non vedete, ho un po' di shampoo, cioè ho questa crema Nivea per le mani, ho il labellino, ho il power bank unicorno, sì, ho una tarta, ho un po' di bronzatino, sapete che amo questo termine. Poi in quest'altro cassetto ho questa forbice, poi faccio vedere. Vabbè, non si leva. Vabbè, aspettate, eccolo qua. Poi ho questo eyeliner così. E in questo struccante occhi di Sephora che ho travasato qui dentro per farlo essere ancora più piccolo. Poi qui dai ragazzi, così non più, ecco. Ho questo rossetto della Deborah. No, di Debbie o Deborah Milano. Ah sì, Deborah Milano, che è questo viola, troppo bello, che non uso mai. Poi ho questo qua di Isa Loran, questo colore così, però non mi piace tanto. Poi ho questo qua che è sia un rossetto che, perché se non sbaglio si sta scritto sia lip cream che lip cream. Comunque sì, sia per gli occhi che per le labbra, ho chiesto a quella ragazza. Poi c'è questo qua della Nice Face, che è una marca presa su Cute, tipo a un dollaro, che equivale tipo a 50 centesimi, neanche di meno. E poi c'è questo qui della Coste, che è l'unico di questo tipo che ho rimasto, di questo tipo, perché così, con questa pompetta, che voi fate così e mi dà il prodotto, ed era l'unico un po' più scrivente e decente, perché tutti gli altri erano veramente per bellezza. Poi ho quest'altro qua, dove ho un illuminante così di Kiko. Poi ho una lima spezzata da mio fratello, vabbè. E poi ho questo illuminante della Wycon, strausato, però ultimamente voglio cambiare un po' e ne sto usando altri, ma è veramente top questo, rimarrà uno dei miei preferiti. Ok, poi dopo questo qua, che è la vita, questo cassettone, passiamo a quest'altro cassetto, soltanto da quattro. Allora, qua nel primo ci sono tutti i labelli. Allora, c'è questo, faccio vedere più carini, questo qua con l'hashtag Pink Princess. È una lezione limitata, però questo qua semplice. Molto carino. Sempre l'odore semplice, soltanto che c'ha questa particolarità. Poi ci sono questi due che hanno la crema Nivea in mezzo, ce l'ho la colorazione rose o rosé, non lo so, e la colorazione nude, perché è molto 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 nude, si avvicina al marroncino. Poi ci sono questi qua, e ce n'è anche altri sotto, questo qua alla pesca peach shine. Vabbè ragazzi, ma voi li conoscete, che ve li faccio dire a fare. E poi watermelon shine, che sta proprio, mi ricordo all'estate, raga. Questo qua, melone o cocco. O cocco, aspetta. Cocumero, sì. Poi ci sono questi due, che io sono stata veramente illusa su questo, perché credevo che era tutto glitterato dal packaging. Invece è un classico, ma soltanto con il packaging glitterato. Però sembra proprio una crema, veramente bellissimo. E poi c'è quest'altro, che è Hydrocare per l'acqua. Poi ci sono questi due, che è questo qui con la Fanta all'ananas, tipo, sì. E poi c'è quest'altro con la Coca-Cola. Sì, alla fine ve li ho fatti vedere tutti. Poi qui dentro ho questi due. Ma
Oddio, raga, mi sto scioccando solo questi. Cioè... Vabbè, questo ha fragola che sa un po' di chimico, non mi piace tantissimo. E mentre questo qua ciliegia, che invece è bellissimo e lascia anche un po' più di colore. Poi ho questo qua che mi ha regalato mia nonna, che non conoscevo. Poi c'è questo qua dell'Eufidra, tutto spappolato. Poi c'ho anche questo qua nella colorazione red, sempre con la crema Nivea in mezzo. Poi ho questo qua che è del Pearly Shine, che è un odore fantastico. E poi c'è la Fanta all'arancia. Oh mio Dio, raga, il presentimento che ne ho perso qualcuno. Oh, quello all'allenatore. Oh mio Dio, ragazzi. No, mi odio. Ma infatti vedo che ce ne sono pochissimi. Vabbè, qua c'è il labellino tutto spappolato da mio fratello. Poi invece questo qua tipo la fragola, ma ha un odore chimico schifoso. Poi c'è il Mad Repair, che è tipo giallognolo. E poi c'è quello lì classico, che è appunto il classico che vi ho finito. Sono veramente molto malata. Poi ci sono i lip butter, che sono questi qua, così, fatti così, che idratano veramente un botto. Ok, poi dopo di questo cassetto andiamo a questo. Era preso il treppiedi ed è comodissimo. Allora, qui dentro ci sono tutte. Ci sono tutte le tinte, questa è qua la 12 della NYX, vabbè, che già avrete visto. Passiamo qua, questo è il mio lato veramente felice. Allora, qua ho tre rossi, spero che si veda bene. Sì, si vede benissimo. Ho questo qui di una marca cinese, però raga è opaco, guardate, è troppo bello. Io provo a volte a non sbocciare niente, ma non ci riesco. È opaco ed è veramente carino. E ovviamente qua non è che uso tutta questa roba. Poi c'è questo qua di Catrice, che è troppo figo, in colore estivo. Poi c'è questo qua tutto spappolato, schifoso, però il colore è carino. Poi qua ho questa cosa, sempre tutta spappolata. Polata, schifosa, per il colore bello. Poi ho queste due matite della Pupa, che ho cacciato fuori, se no non utilizzavo mai, era peccato. Poi un pastello che non so cosa ci faccia, ma va bene, tutto sotto controllo. Poi ho una sponge qui, un'altra sponge piena di polvere perché mi è caduta lì dietro, infatti la devo pulire. Poi ho questo pennellone da cipria e quest'altro che adesso ho qui, che non sto utilizzando perché ho come riserva quando devo pulire quelli là che si faranno pochi, o quegli altri. Allora, qui dentro ho questo qua di Huda Beauty, che mi è uscito dal set, che è la colorazione Rizzi. Poi ho questo qui dell'Avon, veramente molto molto bello. Poi ho questo qui tipo cioccolato, però vorrei dire tutt'altra cosa. Poi ho questi due della Kiko, uno che è del rosa, tipo questo rosino così un po' bruttino, però vabbè, all'epoca quando lo comprai mi piaceva. Poi ho preso questo fucsia che è troppo bello, però non l'ho mai usato. Poi c'è una colla per unghie e altre colle per unghie, sempre schifosine. Qua invece ho questi due della marca Cost, che sono di questo colore, veramente carini. Va bene. Io ho anche scambiato i tappi perché adesso non so quali sono. Poi c'è questo qua della Dolce Sguardi, che quando fate un trucco pesante sugli occhi, questo qua è molto leggero. Poi c'è questo qua della NYX, che è veramente, veramente bello.
Poi che mi è finito, lo voglio ricomprare perché è bellissimo. Poi c'è questo qua della Kiko, che si fa opaco, ma un opaco della Kiko, quindi si fa così, no? E poi c'è quest'altro, che è questo, il Dior Addicted, che è un ombrettino per occhi molto molto bello. Guardate. Ok, e poi qua non c'è più niente, questo qua, ah no, questo qua è quello, la Bordeaux, eccolo, ed è un bordeaux molto carino, ovviamente devo sbocciarvelo perché, eccolo qua, però troppo scuro per i miei standard, ecco. Allora, poi c'ho questa palette che è la Just Vichy con tutti questi colori realmente carini, carini. Guardate, sono troppo belli, troppo fichi. Vabbè, vabbè, vabbè. Poi questo qua dell'Huda Beauty che devo buttare. Oh no, non cadere. Vabbè, uno smaltino di questa marca cinesina. Qua ho la Nivea Soft, ed è la crema, questa qua che uso sia per giorno sia per la notte, perché ne alterno due. Poi c'è l'acqua qua micellare della Garnier, che in pratica c'è acqua micellare con l'olio d'argan, l'olio extravergine, l'olio d'argan, che poi va andando a miscelare, è un'acqua micellare. Beh. Allora, poi qua dietro c'è la mia vita. Aspettate che devo andare un po' più dietro, se no non riesco a prendere un cavolo, un picchio. Dovrebbe riprendere così. Vabbè, dai. Mi adeguo. Se andiamo più dietro. Vabbè. Allora, qua c'è questo glitter stick. Così, per face and body. Non so se si vede, vabbè, comunque sì. Poi c'è questo ombrettino in crema della Shaka, che va usato anche come rossetto, infatti è fantastico. Guardate. Sì, sto sbocciando di tutto su questa mano. Poi c'è un solvente per unghie che andando a miscelare. Levo lo smalto alle unghie. Però non si vede niente così. Poi ho questo pennellone da illuminante pulito. Poi ho questo qua che mi fa sembrare realmente pallida, perché tipo la colorazione warm rose, ma non sono così pallida. Poi c'è questo qua da foundation, per adesso ce n'è un altro. Vabbè, li uso come riserva quando gli altri sono sporchi. Poi ho questo qua che adesso ho fatto tipo tutto, non è per niente omogeneo, guardate. Cioè, guardate che schifo di rossetto è diventato. Infatti, vabbè, lo conservo, ma a breve lo butterò. Questo qua è un rossetto della MAC, era la colorazione Born in Vogue, ma si è tutto distrutto, però ovviamente lo conservo perché è stato un regalo. Stiamo vedendo, ma non si leva. Fabulous. Poi ho questo correttore verde per i rossori, che se per carnevale vi serve per diventare Hulk, chiamatemi che vi aiuto. Poi vabbè, tutte matitine, questi cosini qua, così. Apriamo i cassetti più succulenti. Allora, cioè, io mi sto rendendo conto che ho pochissime tinte, vabbè. Ho queste qua strutturate così, sempre di questa marca Costa, perché sono bellissime. Allora, che qua più le cose non di valore, ma qua allora c'è il prodotto, quindi qua c'è questo rosso veramente bellissimo, e dietro c'è un lucido, che anche quando volete restare leggere va bene. Infatti li metterò nei giornalieri e dopo vi farò vedere dove, se ci arriveremo. Qua ci sono tutte queste ditte così, Long Lasting Liquid Lipstick, che hanno copiato la Wycon, sicuramente, perché non è che la Wycon copia la Cost. Vabbè, con i nomi. Sono queste tintine così, c'è del colore più brutto praticamente, però sono veramente carine. Poi ci sono della Cost, che sono questi ombrettini così in crema. Si è proprio levato questo.
però sono veramente carini, devo dire la verità, eccoli. Ce li ho di varie colorazioni. Qua c'è verde e marrone. Verde e marrone però è brillantinato. Poi ci sono tutti questi qua della Dragon, che sarebbe la marca falsa della Kylie. Perché sinceramente non mi andava di spendere tipo 20 euro, altri 20 euro di dogana per la Kylie. E poi questi qua sono realmente carini. Eccoli. Però adesso voglio comprare il set della Kylie Jenner, ovviamente. E di questi qua, se non sbaglio, ne erano 11, adesso ne sono 10 perché ne ho regalato una mia amica. Quindi sì, adesso dovrebbero essere 11. Ok, amo questo coso, infatti ne devo comprare un altro. Perché se no non so dove mettere il trucco. Trasferiamo al lato giornaliero perché la mia makeup collection che non uso l'abbiamo finita. Allora, qua ho comprato questo treppiedi che adesso sto registrando. Infatti non so se avete visto, siete molto più stabili e riesco a farvi vedere le cose in maniera più, cioè, molto migliore dell'altra volta perché ovviamente ho tutte e due mani libere e vi sta mantenendo il cavalletto, appunto. Qua ho il mio borsello per la scuola, giornalierissimo. Io non è che mi metto il rosso per la scuola, ma ovviamente ometto il lucido. Quindi per questo li ho trasferiti qua, almeno ne farò un uso migliore. Tutti e tre le colorazioni. Poi ho questo pennellino per il contouring, perché ovviamente la mattina quando mi sveglio sono tipo bianca. Non mi vedo, scusate, sono raffreddatissima. E ovviamente un po' di terra non ci fa male. Poi questo mascara finito, perché ovviamente non è che posso andare con le ciglia che mi arrivano alle sopracciglia a scuola, però questo qua, cioè, mi è proprio finito, giusto per alzarle un po' e per colorarle anche, perché sennò sono brutte. Vabbè, ho anche questo lucido della Christian Dior, cioè della Dior, diciamolo. Ecco qua, non so se si vede. È un lucido che qua sta scritto, cioè qua è arancione, ma alla fine non è per niente arancione. Cioè, ne dovete passare tipo 8000 strati per farlo diventare arancione. Poi ho questo qua che è un cover up concealer, che è molto bello. E poi questa sponge tombo tombo tombo, sta molto carina. E andiamola a posare, se no si confonde pure con gli altri. Che ovviamente non mi soffermo tantissimo tempo su tutti gli altri trucchi. Qua c'è il mio beauty giornaliero. Eh sì. Allora, ho la mia Naked It fantastica che non mi soffermo perché l'avrete vista tipo centinaia di volte. Eccolo qua il mio treppiedino. Sì, raga, spegniti, cioè, perché è rotto proprio. Ok, la Naked It. Poi abbiamo questa qua per gli illuminati. Da presa da, però cioè, mi servirebbe un po' di luce. Eccola, presa da H&M. Mio Dio. Poi questa qua è per il contour, presa l'anno scorso da No, raga, non so se avete visto il macello nucleare. Allora, luce spegniti perché mi stai proprio a dai nervi proprio. Se a volte parlo romano, perché a volte guardo i video di romani e poi mi rimane l'accento romano e adesso vorrei piangere. Ma vabbè, è inutile. Poi ho questo qua della Wycon, che come vi dicevo è la copia proprio del Coast. Poi non so chi ha copiato chi, ma sicuramente Coast alla Wycon, long lasting liquid. Perché pensavano di non venire a galla, invece sì. Questo qua invece è quello là per il fondotinta con lo stesso buco, non so se lo vedete. Poi c'è il piegaciglia. Questo, oh mio Dio, adesso sto vedendo questa similitudine, questo pandan. Eccolo, che è il numero, segnatevelo se vi piace. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. 6262. Poi ho questa Precision Sponge che uso per fare il baking con la cipria in polvere libera. Oh, poi ho questo primer, non so se si vede che già l'ho quasi, cioè non ho finito, però non so da una buona parte. Ed è, vediamo se ci cambia qualcosa.
usiamolo, vediamo, sperimentiamolo. Adesso lo andiamo a stendere con le dita. Ecco qua, ovviamente non c'è una colorazione, è bianco, cioè trasparente, neanche bianco. Che eccolo qua, ma non tutto, voi vedete bene, cioè mi sa proprio di no. Se spengo questa, come vedete, meglio, vero raga? Ma voi non mi potete rispondere. Ecco il dilemma. Vabbè, io l'accendo perché siete più luminosi, così almeno si spera. Poi c'ho anche quest'altro della Wycon, no, non me la tengo, della Wycon, che è sempre questo qua grigio, che è il numero 67, segnate se vi piace. Poi ho questo H&M Face Duo Stick, che da una parte è più chiaro e da una parte è più scuro, che puzza tantissimo, infatti credo che fra poco lo cestino. Poi ho questo qua, che è un pennellino per il blush, di questa marca Liabello, però è veramente molto carino. Il blush in questione è questo qua dell'H&M, questo qua tutto proprio pink peach, proprio Heila Sebaila, tipo, mi viene in mente questo. Eccolo qua, è la colorazione pink peach, sì, eccolo. Poi mi serve un fondotinta argente proprio. Eccolo qua, adesso andiamo a vedere, mettiamolo alla prova, andiamo a vedere la coprenza, che col pennello sicuramente ce ne sarà di più. Ecco qua, questo è il mio stomaco che brontola. Sinceramente non ho neanche fame, vabbè, a volte fa così. Vabbè, dai, la coprenza c'è per questo qua, che è della Christian Dior. Se non c'era la coprenza, penso che mi buttavo giù. Poi ho questo pennellone per la cipria in polvere libera, e la cipria in polvere libera in questione è questa, che sinceramente non apro per non creare danni. È tipo della mia make-up, se non sbaglio. Allora, poi ho questi due mascara. Uno della Clinique, che adesso vi faccio vedere perché l'ho comprato, perché mi ha convinto. Per questo fatto così, che mi piaceva tantissimo. Ecco qua. E poi questo qua, della Maybelline The Big Colossal Shot. Guardate qua, a me mi piacciono tutti bombati, sì, perché li amo. Anche quello della Sephora, non so se avete visto, è tutto bombato, perché li adoro così. Poi c'è questo qua della Fenty Beauty, che è del colore Uncuffed. Che non swatcho perché sennò se leva dopo domani, e preferirei di no. Eccolo qua, che se cade a terra si rompe praticamente. Cioè guardate qua, sembra tipo la si è ispirata secondo me alla Louboutin, non lo so come si dice, ma vabbè, però secondo me si è ispirata. Poi c'è questo qua, che è questa liner della Miss Rose, vabbè, una marca così cinese, perché sinceramente non voglio spendere tanto per l'eyeliner che non so neanche mettere e che non uso. Qua c'è la puntina ovviamente normale di eyeliner, e qua c'è questa qua così, che vi dà subito la puntina, ovviamente adesso l'ho fatta male, ma è questa. Poi c'è quest'altro tipo tutto fiesta, fiesta, che è infatti il 10, segnate se vi piace. Poi ce ne dovrebbe essere un altro, e ancora un altro di questi, così facciamo prima, li prendiamo tutti e tre. Sono questi, tipo due nude, uno marroncino e uno proprio rosato, e questo rosso, che sono i numeri 15 per il rosso, 78 per il mattone e 06 per il nude. Sono molto belli. Poi ci sono questi due, che sono due Scintillange Air Color, che adesso vi voglio swatchare. Questo qua è Skinny Pearl, no, se non sbaglio, no, è Sakura Shimmer, ma io voglio capire che cos'è questo Skinny Pearl, perché lo tengo sempre in bocca, dovrò capire. E questo qua è Rose Diamond, e adesso li vedremo insieme, che non l'ho mai visti a confronto. Oh, quanto cavolo ne ho messo, infatti adesso lo andiamo a mettere nel tappino. Andiamo a vedere, andiamo. Allora, questo qua è così, non so se si vede,
mentre quest'altro è 100.000 volte più bello. Eccoli qua. Non si vede con la luce. Eccoli qua. Sono tutti e due bellissimi a parer mio, però Sakura Shimmer è più bello. E adesso io devo capire che cosa è Skinny Pearl, perché ce l'ho sempre in bocca. Lo capirò presto. Poi c'è questo qua per l'illuminante, che ce n'è veramente parecchio. E vi voglio far vedere la bellezza di questi illuminanti, raga. Secondo me ce l'ho piombata male questa luce. Eccolo qua, la bellezza. Ed è quello lì viola, ve lo dico subito. Poi c'è questo qua che a volte vado a stendere il primer. Quanti minuti siamo? 9.50, bene. Poi ho questo qui della NARS, questo correttore, che è la colorazione light vaniglia, che ho preso questo per poi vedere se posso prendere la full size, però credo che prenderò la medium, perché questa qua è un po' troppo chiara. Poi ho questo qua della Lacoste, che è questo qua che metto all'interno dell'occhio, che è veramente top, bellissimo. Ed è questi qua, è quella della Lacoste, là, tipo tutti cinesini. Poi ho questo là bello della Yves Rocher, che metto sempre prima del trucco, che odora tantissimo, ma sta perdendo l'odore perché ovviamente adesso dobbiamo andare a riscoprire la parte senza odore, a buttarla tipo e a prenderci la parte con l'odore. Vediamo. Eccolo qua, dove c'è l'odore. Poi c'ho questa sponge che spesso stendo il fondotinta insieme a questo pennellone. Poi raga, muoviamoci un po'. Ho questo qua della NYX, questo Jumbo matitone, sì, Jumbo High Pencil, che è veramente wow, life. Sotto all'occhio d'estate, bomba! Poi c'è questo qua che a volte vado a stendere un po' di tutto. Vabbè, serve sempre questa cosa. Poi ho questo qua che è un eyeliner, però con questa qua sottilissima, tipo. Ecco qua, sulla mano lo so fare l'eyeliner, su di me no. Aspettate raga, devo vedere anche una cosa. Ok, poi ho questo qua della Wycon, che è questo pennellone. Guardate qua quanta polvere. No vabbè, pulito, cioè raga, non perdi qualcosa ma è pulitino. Poi ho queste due matite, una dell'Huda Beauty, che è realmente fantastica. Eccola qua, ma questa matita, cioè, è finita adesso che non c'è più la punta, cioè io non lo so. E poi questa qua della Kylie, che è questo qua, senza proprio un minimo di dignità, proprio finita. Poi ho questo qua della NYX, che è questo colore, oh mio Dio, che è un colore tipo di una città, sì, il colore la città Madrid. E poi c'è questo qua, che è questo qua della MAC, nella colorazione Lady Be Good, sì, me la ricordavo. Poi c'è questo qua di Huda Beauty nella colorazione Bombshell, vediamo se ho detto una stronzata, no, Bombshell, che mi è uscito da questa bocca che ho messo in esposizione ovviamente, ed è bellissimo. Poi tutti i pennelli sono rimasti. Allora, c'è questo qua che a volte vado a stendere questi due cosi all'interno dell'occhio. Eccoli, questi. Poi questo qua, c'è raga, che è così rosso perché ho fatto il make-up rosso, che poi vi pubblicherò un giorno forse. Poi c'è quest'altro, che è un altro pennellino piatto, un altro pennello piatto, questo pennellone così, piatto, questo qua che a volte vado a stendere, poi c'è questa matita marrone, ma non sono ancora rossa o rossa, e poi questo pennellone per il gel, che non so perché sta qua. E niente, questo era tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e niente, scrivete se vi siete trovati meglio con il cavalletto. Bye.